di fare un grande applauso. Allora, Lilian Turan. Sì, sono io. Sapete come è arrivato a farlo, Lilian Turan? No. Chi c'è? Scusate. Saluta. Potete sedervi, se volete sedervi ci sono ancora parecchi posti. No, sai perché il 30 settembre del 95, non so se te ti ricordi, che è un anno prima che tu arrivassi, è stata la prima volta che il Parma ha mandato un osservatore a venire. Così, oggi è 2 ottobre, era solo una notazione così. Poi lui è arrivato nel 97 che lo voleva Capello, che era uno che di calcio se ne intendeva, però Capello poi non è venuto al Parma, è venuto lui e noi siamo stati anche più contenti. Se posso dire. Di Turan vi dico solo una cosa: quando gli facevi una domanda che gli dava un po' fastidio, lui non diceva niente perché non era il signore, però diceva: senti, iniziamo sempre così la risposta. È vero? Però sì, non dico ancora. Senti. Beh, quindi quando inizia con senti, sapete che mi ha fatto una domanda, gli dà un po' fastidio. E calciatore, vabbè, insomma, inutile parlarne del tuo calcio, perché lo conoscono tutti. Una carriera così importante. Parliamo invece della tua scrittura. Non lo so, possiamo parlare di tutto. Devo dire che sono molto molto felice di essere qua. È strana perché... No! È strana perché quando arrivi qua con la macchina verso Parma ti sembra, sai, quando una felicità che ti entra dentro, quando vedi la strada, le persone con le bici, quando vedi delle persone che conosco molto bene, ti viene anche voglia di piangere perché ti ricordi di momenti molto importanti. Mi parlano tutti di Marcus, e mi ricordo che c'è un altro figlio che secondo me per fortuna non è cresciuto a Parma, perché sennò era in difficoltà, perché tutti sono innamorati di Marcus, e è veramente una cosa incredibile. E questa è la sua Parma, in fondo gli volevo fare questa domanda, qual è la tua Parma, l'ha già anche detto. E adesso ho fatto questo libro, Le mie stelle nere, di cui avete già sentito molto parlare, anche noi della Gazzetta di Parma ce ne siamo occupati ampiamente, è una via tracciata sui personaggi importanti di colore. 100 personaggi, io ho trovato il mio personaggio, che era quello che da ragazzo mi faceva sognare, e uno lo conoscevo bene, che lo chiamavano Cassius Clay, poi è Mohamed Ali, e mi piaceva perché forse sarà anche la mia indole, e diceva: io combatto facendo, usando il cervello, cioè la cosa veloce è il cervello, io che sono molto lento, allora pensavo di poter essere veloce anch'io. Perché 100 personaggi di colore che hanno tracciato di colore, non proprio tutti perché qualcuno è anche bianco, ma con madre magari. Però intanto possiamo mettersi d'accordo sulla parola di colore. Come vuoi. Perché spesso dicono che le persone di colore nera sono persone di colore. Però quando colore sei rosso, bianco. Quando sei bianco nero, sei di colore. Certo. E questa parola persona di colore nera, di colore, voleva dire prima che non sono bianchi, vuol dire che non ho gli stessi diritti di noi. Allora spesso quando mi dicono una persona di colore, dico: ma di che colore? Verde, giallo? Perché, ah no, nero, però bianco è un colore. Perché questo libro è abbastanza facile? Perché dico spesso che è la storia della mia vita. Io sono nato in Guadalupe, sono arrivato all'età di 9 anni a Parigi, e all'età di 9 anni sono diventato un nero. E spesso, scherzando, dico che avevo lo specchio a casa, non è che non mi sono accorto che ero il colore della mia pelle, però noi, quando sono arrivato a Parigi, sono diventato un nero, perché all'epoca c'era un cartone animato dove c'era due mucche, una nera e una bianca, e la nera era una mucca molto stupida che si chiamava la Noahod, e qualche compagno di scuola mi chiamavano di questo nome, la Noahod, e allora io ero molto triste, chiedevo alla mia mamma perché il colore della pelle era visto
di una maniera negativa, e lei mi diceva che così le persone sono razziste, che cosa non cambia. E dopo, per fortuna, ho incontrato delle persone, ho incontrato anche dei libri che mi hanno fatto capire il perché del razzismo, perché è una cosa culturale, una cosa intellettuale, e che ti porta generazione dopo generazione ad avere un'idea sbagliata delle persone di colore nera. Io mi sono detto che forse bisogna cambiare il modo di pensare delle persone. Io spesso, quando ero giocatore di calcio in Francia, in Italia o in Spagna, quando qualcuno mi chiedeva un autografo e dicevo: dai, ok, ti faccio un autografo, però puoi rispondere a una domanda. La prima volta che hai sentito parlare delle persone di color nera dentro la tua storia a scuola, e tutti mi dicevano: durante la schiavitù. E forse per voi qua è la stessa cosa. Io dico sempre: sì, l'inconscia collettiva comincia con la schiavitù, è normale dopo avere un'idea negativa delle persone nere. Allora ho fatto questo libro per permettere di cambiare il modo di pensare e di capire che la storia non è soltanto chiusa dentro la schiavitù. Durante l'infanzia mi hanno indicato molte stelle, le ho ammirate e le ho sognate: Socrate, Baudelaire, Einstein, Marie Curie, il generale De Gaulle, Madre Teresa. Ma nessuno mi ha mai parlato delle stelle nere. I muri della mia classe erano bianche le pagine dei libri di storia. Non sapevo nulla dei miei antenati, solo la schiavitù veniva citata. Presentata in quel modo, la storia dei neri non era altro che una valle di armi e di lacrime. È cambiato qualcosa nella tua infanzia adesso? Per me? No, un po' per tutti. Per sì. Tutti, secondo me, si è cambiato, per forza. Diciamo il fatto che, per esempio, parlo di una persona come Barack Obama, credo che l'inconscio collettivo ti permette di avere un'altra immagine. Credo che il fatto che il mondo sta cambiando, perché, per esempio, camminando a Parma adesso ho visto il cambio. Quando vivevo a Parma da 50 anni, no, però le cose hanno cambiato, credo che le persone hanno più l'abitudine. Però purtroppo, quando vai a vedere i libri a scuola, per esempio in Francia, devo dire la verità, non è che ci sono tante persone di colore nera dentro i libri. Io credo che per capire la cosa si può paragonare alle donne. Io credo che quando vai a scuola non è che incontri tante donne che hanno fatto le cose importanti. Io credo che se tu metti delle donne e delle persone di colore differente, ti fa crescere in una maniera differente. E credo che, spero che fra qualche anno i politici pensano a fare queste cose, perché è un modo veramente facile e un modo intelligente per cambiare il modo di pensare. Senti, le tue stelle nere ti hanno fatto cambiare un po' il tuo modo di pensare, ti hanno dato questa strada. Lo sport ti ha aiutato o ti ha frenato? Perché adesso stiamo parlando molto di razzismo. Io paradossalmente pensavo, no? Intanto che arrivavo qua, dicevo: ma quando Lilian giocava nel Parma, parlavamo di razzismo, eravamo noi, come dire, omertosi, o paradossalmente se ne parla più adesso che non 15 anni fa, 20 anni fa? Ma diciamo che secondo me si parla di più adesso, però vuol dire che le cose vanno avanti in una maniera positiva. Credo che la cosa peggiore è non parlare della problematica. Secondo me la cosa più grave sarebbe fare finta che non esista il razzismo, perché tanti anni le persone hanno fatto finta che non esistava il razzismo. Per esempio, io parlo sempre dell'esperienza della mia propria famiglia. Mio nonno è nato nel 1908, 60 anni dopo la schiavitù. E all'epoca non si parlava, era normale. La gerarchia fra le persone, secondo il colore della pelle, era normale. La mia mamma è nata nel 1947 e lì era la colonizzazione. La gerarchia era una cosa abbastanza normale, non è che si parlava. E la cosa strana, la prima volta che ho preso la parola per parlare del razzismo, la persona che mi ha detto di smettere di parlare di questo è stata la mia mamma. Incredibile, perché lei aveva paura per me, dicendo: guarda, tu sei giocatore di calcio, stai bene, secondo me non bisogna parlare di queste cose. Io ho detto: guarda mamma, stai sbagliando, secondo me invece bisogna parlare di queste cose, perché
Le persone qualche volta sono chiuse dentro un modo di pensare che loro non fanno caso. Allora è giusto fare delle domande così le persone riflettano e per dire, ah sì, è giusto, abbiamo un'idea sbagliata, dobbiamo cambiare questa idea. Allora le cose stanno cambiando, è giusto parlare, perché parlando di questa cosa ognuno di noi dobbiamo posizionare. Allora, che cosa penso io delle persone di colore nero? Che cosa penso delle persone omosessuali? Che cosa penso delle persone che hanno una religione diversa dalla mia? Che cosa penso delle donne? Io credo che quando cominci a farti queste domande, ti metti in movimento e forse puoi cambiare. Invece quando non ti fai delle domande non puoi cambiare, allora è giusto parlare e mettere delle cose in place per cambiare le cose. Ti faccio un'entrata un po' sporca. Dai, non c'era nessun bianco, di colore bianco, che meritava di entrare. Le tue stelle nere e una bianca. Per parlare di questo argomento. Però il titolo del libro è Stelle Nere. Diciamo che... No, questa non è un'entrata, però intanto un'entrata, però un'entrata non giusta, è rosso. Però diciamo che la cosa che era giusto è di dire, guardate, io ho tanti stelle, però avete voi un stelo nero quando faccio la domanda? E la cosa strana, spesso le persone non hanno delle stelle di colore nero. E io credo che bisogna avere delle stelle di tutti i colori. Per esempio la prima stella è Lucy. Perché Lucy? Perché per me era molto importante, perché Lucy vuol dire che stai parlando delle persone di colore nera e persone di colore bianco, perché siamo tutti della stessa famiglia. Alla fine bisogna soltanto spiegare alle persone che il colore della pelle è dovuto, prima di tutto, dal sole, dell'adattamento dal sole, dal clima dove hai vissuto. E spesso le persone non lo sanno. Durante secoli e secoli hanno fatto una classifica fra le persone secondo il colore della pelle, dicendo che il colore della tua pelle ti dà tipo di vantaggio o svantaggio, e le persone non sanno perché ci sono delle persone di colore differente. E io credo che questa è una cosa molto importante. E l'ultima domanda che volevo farti, perché poi vedo che c'è tanta gente, è meglio soddisfare secondo me le curiosità di chi ci sta ascoltando. L'ultima domanda che volevo farti io riguarda invece quanto è più facile essere di colore nero da personaggio famoso, da uomo di sport, piuttosto che quelli che fanno sport, che quelli che arrivano. Per esempio, io adesso mi sto avvicinando un po' anche al calcio dilettantistico, vedo tanti ragazzi di colore, tanti arbitri, scusa, neri, che stanno cercando anche in questo mondo di entrare. Proprio dalla base, non credi che sia questo il livello veramente da aiutare? Però intanto credo che bisogna aiutare la società, perché intanto il razzismo, prima di tutto, il sessismo, l'omofobia, è una cosa culturale. Io credo che bisogna capire questo, che noi, il nostro modo di pensare è dovuto alla storia. Allora se vuoi cambiare le cose bisogna educare la società. Allora non è che il modo migliore sia per il calcio o per un'altra cosa, diciamo il modo migliore secondo me è l'educazione, per fare capire che hai le idee sbagliate, però qualche volta non è colpa tua, è dovuta alla tua famiglia, perché è loro che ti hanno educato in un modo, è dovuto ai libri, è dovuto alle cose che hai vissuto da bambino, perché ti hanno detto guarda è l'uomo nero. Stai attenti perché il nuovo nero viene. Sembra una cazzata. A me dicevo che era un nero. Dopo una volta mi sembra, dopo una partita, uno mi dice: tu amo, tu ho visto il cazzato nero. Ho detto: nero no. E vedi un modo di parlare, un modo di fare, e dobbiamo riflettere su queste cose. Certo. Senti, no, l'ultima cosa, l'ultima bugia per io. Adesso il Papa compie 100 anni, tu ci sei nel 13 a questa partita? Normalmente sì. Normalmente sì. Sì. Perché io ho mio figlio e devo vedere come faccio, sì, porto mio figlio o lo lascio lì, però secondo me per i 100 anni vengo, sì. Tu sei stato un pezzo di storia importante in questo club.
No, non sei stato. Però sì, 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 sì. Non lo vedo così, devo dire la verità, però... Ma puoi dirlo, non è che io dico... No, dico, io non la vedo così, però è vero che durante gli anni che ho passato qua abbiamo avuto la fortuna di vincere la Coppa UEFA, abbiamo fatto un campionato molto bello. Io intanto mi sono divertito dopo... Ma eri anche il primo giocatore un po' intellettuale, a prescindere dal colore, gli occhialini, molto affascinante, le donne, insomma. C'era un po' di fascino e mistero, no, per dirlo. Ma quindi tu sei stato un uomo importante per questa squadra. Ma ti ho detto, io questo e le persone da fuori che possono dire questo, io ero Lilio e vivevo normalmente, dopo le partite andavo a piedi a casa, andavo a fare allenamento al Cittadella e ero felice. Questo sì, dopo come le persone mi hanno visto, io sono, per me la cosa importante era avere una comunione fra le persone che guardavano la partita, perché io credo che questo è molto importante quando c'è questo scambio, e per me la cosa era molto importante quando giocavo a calcio, avevo sempre in testa che quando domani tornerò a vedere queste persone possono dire guarda questo qua quando giocava dava tutto, non è che tu devi essere bravo, no, però dava tutto e era già bene. Allora quando ero in campo provavo a fare questo. Come me a tavola, via. Come me a tavola. Allora, facciamo qualche domanda, dai, che se no preferisco, perché io faccio le domande strane e poi lì scherzo. No, scherzo, scherzo. Chi è che vuole fare una domanda? Dai. Questo è giovane. Luca. No, non Luca, dietro di Luca. Sì, ma sì, se parla in piazza e parli forte. Come dire? Mi chiamo Alberto. Non so, vabbè, Marcus e Kefren come stanno? Marcus e Kefren stanno alla grande, perché lui è l'amico di Marcus e Kefren. Ho un figlio che sta giocando a calcio, Marcus. No, gioca a social adesso, alla primavera di social. Sta molto bene. Sta molto bene. Adesso che squadra gioca? Che squadra? Socio. 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 Ti faccio vedere le foto adesso. È più alto di me, più bello, più veloce. Però rimango il padre. Lo consiglio. C'è cannata. C'è qualcun altro che fa bene. Vado avanti io. Perché? Perché poi dopo Lilian vi firma i libri, quindi abbiamo anche... Sì, si può. Sì. Allora, no, allora io ti voglio fare un'altra domanda. Dalla provincia italiana, poi tu hai giocato in grandi club invece che non erano di provincia. È cambiato qualcosa anche nel discorso di essere nero in una squadra importante, in una squadra di provincia? Beh, secondo me io non la vedo così, secondo me non bisogna paragonare provincia, città, o Italia, Francia o Spagna. Credo che dobbiamo capire veramente che il razzismo è una cosa veramente culturale, che anche per esempio in Guadalupe, io sono nato in Guadalupe, qualcuno può dire in Guadalupe non esiste il razzismo, sì. Per esempio stavo parlando della mia mamma, quando la mia mamma era giovane, si faceva capire all'epoca che era meglio sposarsi con una persona che aveva la pelle chiara. Perché? Perché i bambini esci con la pelle chiara, in Guadalupe si diceva con la pelle salvata, salvata del nero. Queste problematiche esistono ovunque. La persona di colore chiara è visto meglio con una persona di colore più scuro, o come... Questa è una gerarchia vecchia e io credo che questo bisogna capire. E come la più vecchia gerarchia, la gerarchia fra uomini e donne che esistono ancora oggi, e la gerarchia fra le persone di colore esistono ancora oggi. E credo che questo bisogna capire e soprattutto capire la storia di questa problematica. E questa storia è molto vicina a noi. Per esempio, gli anni 90 finisce l'apartheid in Sudafrica e siamo nel 2013. Gli anni 60 c'è la segregazione
in America. E io credo che questa gerarchia ha condizionato il nostro modo di pensare e di vedere le cose. Per esempio, due anni fa, credo, ho fatto una mostra al Quai Branly in Francia, dove ho fatto vedere che fino agli anni 50 si poteva andare a vedere delle persone che venivano da Africa, d'America, d'Oceania, d'Asia, dentro dei giardini, come zoo. Le persone erano spostate come degli animali e potevi andare a visitare queste persone. Però è successo anche in Italia, in Spagna. E per fare capire come siamo cresciuti con questa idea. E in Francia è stata una cosa incredibile, perché le persone hanno detto: ma non è possibile. Sì, è possibile. Io credo che questo bisogna capire, invece di sapere che paese più o meno. No, purtroppo è una cosa mondiale che dobbiamo riflettere sopra. Tu hai creato anche una fondazione, no? Fondazione contro il razzismo, Fondazione degli Altri. Perché a un certo punto, al di là dell'impegno personale, hai pensato si dovesse anche, come dire, strutturare un lavoro da questo punto di vista? E come ho detto, è la storia di una vita, perché mi sembra strana che le persone pensano che parlare del razzismo è una cosa molto difficile. Invece io non credo, penso che è una cosa abbastanza facile. E io credo che bisogna uscire dalla vittimizzazione per le persone, o dopo anche le persone che sono messe male con questa storia, che si sentono aggredite. No, bisogna capire che veramente possiamo cambiare le cose, però per cambiare le cose bisogna prendere coscienza che siamo condizionati generazione dopo generazione. E io credo che per la fondazione, che si chiama Educazione contro il razzismo, possiamo discutere tranquillamente per cambiare. E io ho capito, per esempio, una cosa che secondo me capirai tranquillamente: guarda Mohamed Ali. Mohamed Ali che cosa ha fatto? Era uno sportivo molto importante e ha messo su immagine per denunciare delle cose, per più portare l'idea di uguaglianza. Io faccio la stessa cosa, perché io sono stato giocatore di calcio, io vado a scuola e i bambini mi guardano con gli occhi così: oh, tu hai giocato a calcio. Per le cose che dico, ci sono le maestre che dicono la stessa cosa, però con me ascoltano volentieri. Allora io sto mettendo soltanto l'immagine di ex giocatore di calcio per provare a vedere come possiamo riflettere per cambiare tutti insieme. Insomma, tu sei una sorta di altoparlante di questa cultura, cioè di diffusore, diciamo, privilegiato. Diciamo sì, perché dentro la fondazione ci sono tanti scientifici che lavorano con me, che mi educano, per fare capire le cose. Io approfitto di questa conoscenza per dopo provare a dirlo in una maniera più intelligente e più semplice. Senti, ti faccio l'ultima domanda davvero, poi lascio fermare, perché dopo devi andare nel tempo. In Francia, io sono abituato calcisticamente a vedere la Francia di colori misti, no? Giusto per usare la... Beh, giusto. Qual è la situazione? Perché sai che delle volte andando in Francia mi sembra che sia peggio che in Italia. No, ma non so se è proprio una sensazione, te lo chiedo come curiosità. Ma diciamo che la storia francese e la storia italiana è diversa. Io credo che purtroppo in Francia i politici non hanno capito una cosa, che bisogna ci sono le persone che hanno bisogno di essere riconosciute. Secondo me la cosa peggiore per una persona non essere riconosciuto. Io credo che in Francia non capiscono che bisogna riconoscere le persone essendo francese. Perché se no tu metti delle persone dentro una posizione di rabbia. Di rabbia, e se tu cresci con una rabbia non è una cosa buona per la società. Per esempio, sto spiegando questo libro, ok, arrivo in Francia, ho 9 anni, ho la fortuna di incontrare delle persone che mi aiutano a crescere, però ci sono tanti bambini che non incontrano nessuno. E allora come tu cresci? Se dentro una società hai un'immagine negativa delle persone di color nera, se tu sei di color nera, come cresci? Con l'immagine sbagliata di te stesso. Se tu cresci con un'idea sbagliata di te stesso,
tu non sviluppi una cosa molto importante. La cosa molto importante per ognuno di noi qua è l'autostima, perché l'autostima ti fa andare avanti. Però se sei in una società che non ti aiuta a avere questa autostima, tu hai una, diciamo, una rabbia verso di te. Allora questa rabbia verso di te, dopo lo trasformi verso la rabbia con l'altro. Allora bisogna capire queste cose. E io, secondo me, in Italia avete una fortuna che potete imparare dal sbaglio, per esempio, dei paesi come la Francia. Per esempio, in Italia state discutendo del fatto di essere in Italia alla nascita. Secondo me è molto importante questa domanda, perché se tu non riconosci questo bambino subito facendo parte di un tutto, allora tu dici no, tu non sei come noi. Come crescerà questo bambino? Con rabbia o no? E se cresce con rabbia, domani la società italiana sarà più sicura o meno sicura? Queste sono delle domande semplici, perché una persona ha bisogno di essere riconosciuto. Se sei riconosciuto, puoi crescere tranquillamente. Se non sei riconosciuto, c'è una cattiveria. Io credo che bisogna riflettere di una maniera intelligente per vedere come si può cambiare la società e che domani la società sia una società più intelligente, più tranquilla. Allora, l'ultimo appello per qualche domanda, se no lì, eccolo. Chiedere due cose. Uno, se Thuram si nasce o si diventa come sportivo di quel livello, e quindi se secondo lei una persona normodotata può diventare un atleta del suo livello. Poi una domanda sul razzismo. Io non so se lei ha visto il caso di Boateng contro la Pro Patria, quel gesto di lanciare il pallone contro le gradinate che offendevano. E io, insomma, adesso dico il nome di una città non molto magari amata qua, o il caso di Reggio Emilia, dove Costant è stato fischiato e ha lanciato il pallone in un settore, io l'ho visto, c'erano molti bambini. Il problema di questo secondo caso è questo: dopo sono state avviate delle indagini e si è detto che non era razzismo. Quindi la domanda è, a volte non c'è il rischio di parlare di una tematica importante come il razzismo e rischiare però di rendere la polemica del tipo un giocatore viene fischiato perché non gioca bene e si dice che è razzismo quando magari razzismo non c'è? Cioè, io voglio dire, se usciamo sempre, se si esce, no? Cioè, se si rende questa polemica sempre così si rischia magari di sbagliare. Quindi se si può parlare di razzismo quando effettivamente c'è, che è un problema gravissimo che va combattuto negli stadi, o se a volte si rischia di esagerare, magari un giocatore in campo in una classica giornata storta e viene fischiato perché gioca male, come in quel caso lì, e si rischia di avere un atteggiamento. Sì. Però quindi concludo dicendo, lei cosa farebbe? Uscirebbe semplicemente dal campo o tipo